Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Alessandro Parrotta, direttore dell'ISPEG, Istituto degli Studi Politici, Economici e Giuridici, avvocato penalista, per parlare della situazione che stanno incontrando i tribunali, ma anche le carceri italiane a seguito del coronavirus. Allora, ci spiega qual è la situazione della giustizia nel nostro paese, che già sappiamo essere grave, e soprattutto che tipo di problematiche deve affrontare? Abbiamo visto che ci sono state notizie di avvocati, di giudici che hanno contratto il coronavirus. È vero, sì, anche perché ovviamente avvocati, colleghi, giudici, siamo tutti esseri umani e pertanto anche noi siamo ovviamente sottoposti a questo, chiamiamolo, problema del coronavirus. La questione qual è? Che noi più che mai, come tutti gli uffici pubblici, pertanto giudici, PM, personale tutto, ma anche gli avvocati, abbiamo a che fare con il pubblico e pertanto siamo esposti maggiormente ad un contatto, un indice di rischio molto più alto di altri. È vero, i presidi ci sono, abbiamo ognuno per il proprio ordine professionale preso delle misure per ovviamente limitare quello che può essere una diffusione. Certo, occorrerebbe dire, sentiamo della chiusura delle scuole e forse sarebbe anche cosa buona e giusta dare un periodo di stop, sospendendo termini, sospendendo la prescrizione, un periodo di stop per evitare che questo contagio dilaghi e sfugga di mano. Senta, secondo lei il ministro della giustizia Bonafede ha sottovalutato il rischio? Affatto, io penso proprio di no, anzi so di per certo, perché lo leggo sulle testate che sono che in maniera rapida ci aggiornano volta per volta che tutti lavorano, CNS, il ministro, i vari COA, tutti lavorano per la salvaguardia dei propri iscritti, per la salvaguardia del sistema tutto, ovviamente sia dalla parte del cliente che dalla parte del professionista. Forse il consiglio che mi permetto sommessamente, come se potessi poter parlare direttamente col signor Ministro, forse uno stop, davvero uno stop di 20 giorni, un mese, per capire se effettivamente il problema del coronavirus è un problema che può essere ovviato davvero senza il contatto, cioè uno limita, se è vero che bisogna non andare in teatro, fare sport a porte chiuse, i bimbi restano a casa dalle scuole, quando noi sappiamo che la scuola è il posto più sicuro in assoluto, allora se è vero questo, o tutti oppure nessuno. Sì. Senta, c'è stato dunque, lei quindi che cosa pensa di alcune critiche che sono state indirizzate al Ministro della Giustizia Bonafede, per esempio sull'appunto che è stato fatto della mancata sospensione dei termini processuali, cosa che entrerà in vigore ad agosto, però si poteva già prevederla adesso. Esatto, io ritengo che si poteva, come già accaduto per eventi straordinari, un blocco assoluto. Certamente ogni misura è perfettibile. Non sappiamo, almeno io non so, perché non sono tecnico ed è quello che leggo, come possiamo leggere tutti quanti noi, non sappiamo che tipo di evoluzione avrà questo virus. Mi viene da dire, se vogliamo veramente limitare quello che è un contagio, dobbiamo limitare i contatti e allora proprio noi,
legali, che abbiamo a che fare con clienti dentro e fuori dal carcere, con giudici, con forse davvero un blocco di un mese, una sorta di agosto bis, si potrebbe fare davvero. Senta, le voglio chiedere questo, lei perché non, diciamo, non è stato disposto, diciamo, la chiusura dei tribunali e la chiusura delle scuole, sì? Secondo lei perché? Perché io ritengo che il sistema giustizia debba andare comunque avanti per garantire quelle che sono le misure, ad esempio le convalide, arresti, e non è possibile dire non si fa più niente. Quando io parlo di uno stop dei termini, ovviamente parlo anche necessariamente di alcune misure un po' più stringenti per garantire comunque sia che il sistema funzioni. Ad agosto non è che si ferma proprio tutto, si ferma il 90%, gli atti urgenti, le misure cautelari, i ricorsi sulle misure vanno avanti comunque. Perché? Perché è garanzia indissolubile dell'imputato potersi difendere. Bisogna sospendere, sì, ma ovviamente gettando l'occhio e a salvaguardia della tutela di coloro i quali si trovano a dover far fronte a salvaguardare anche i propri diritti e non solo la salute. In altri termini, le sottraggo ancora un minuto, se è vero che forse si può sospendere l'udienza, chiamiamola quella rituale, quella standard, occorrerebbe introdurre misure come quella della videoconferenza a distanza. Faccio l'esempio, se l'avvocato Parrotta ha un cliente in carcere e deve fare un interrogatorio di garanzia, è giusto che lo faccia, ovviamente, però si potrebbe fare, e qui davvero una riforma della giustizia è necessaria, in videoconferenza. In alcuni posti, località d'Italia, si può fare, non in tutte. Le faccio un esempio in più. Se devo parlare con un mio cliente che si trova al carcere di Pallino, fino a ieri dovevo prendere il treno sottoponendo me e gli altri al rischio di contagio e recarmi presso quel carcere. Spero che l'esperienza di oggi introduca misure come quella del colloquio con il cliente detenuto a distanza. Allora questo sì vuol dire far meglio, risparmiamo tempo, risparmiamo ovviamente costi a carico del cliente e in questo caso ai tempi del coronavirus risparmiamo anche forse dei mal di pancia in meno con dei rischi di contatto. Sì. Senta, però non sarebbe stato meglio, diciamo, prevedere, diciamo, un'ordinanza valida per tutti i tribunali, nel senso che noi abbiamo visto che il ministro ha detto tutto deve essere demandato al Ministero della Salute, giustamente, però forse magari un provvedimento, cioè una norma, non dico una norma regolamentare di contenimento andava emanata dal guardasigilli, oltre a quello che ha fatto tra l'altro il CSM. Ma bisogna dire questo, che forse quello che manca, se proprio vogliamo essere critici, pur sapendo che il sistema è perfettibile sempre, manca una sorta di raccordo. Ministero della Salute, di intesa col Ministero della Giustizia, di intesa col Ministero della Difesa, di intesa prendere una linea comune, uniforme per tutti. Ecco, questo manca, questo obiettivamente manca, anche perché ogni palazzo di giustizia, ogni singolo coat distrettuale giustamente guarda il proprio orto, giustamente a tutela di quello che avviene all'interno del proprio distretto. Forse una linea guida uniforme, d'urgenza per tutti, va.
facendo, mi raccomando, sempre salvaguardando i diritti che non possono essere compressi di coloro che si trovano in situazioni particolari, questo lo devo dire e lo ripeterò sempre, poteva essere ovviamente fatta. Quello che io spero è che davvero è uno strumento, credo, di logica molto molto basica, è che stare un metro e mezzo di distanza, aspettare che il giudice ti chiami e l'avvocato sta fuori dall'aula, lavarsi le mani non serve, a mio modo di vedere, a niente. Forse, ripeto, in attesa che la scienza medica appuri quali sono gli strumenti per sterilizzare il rischio del virus, uno stop, sempre con la salvaguardia detta, si poteva fare. Uniforme per tutti, stop dei termini per il deposito degli atti, stop dei termini della decorrenza della prescrizione, stop delle udienze, quelle routinarie. Cosa si può fare? Incrementare il sistema telematico, anche in ambito penale, introdurre un sistema telematico. È assurdo che io debba fare un'udienza a Reggio Calabria, debba prendere con il rischio di oggi il treno e andare dall'altra parte dell'Italia per fare l'udienza. Poi, per fortuna, il sistema italiano vede nella indipendenza del giudice la vetta più alta di un sistema veramente ben fatto. Io ritengo che ogni collega può rivolgersi caso per caso al giudice se può, rappresentando l'esigenza qual è. Io stesso ho presentato istanze per chiedere che le cause vengano diffidate, differite di 15 giorni. Ed è un'azione di buon senso, ma non perché ho paura di prendere il virus. Magari io posso essere il cosiddetto portatore sano e portarlo ad altri. Certo. Senta, le voglio chiedere una cosa, un'ultima cosa che riguarda le carceri. Allora, noi abbiamo visto che alcuni direttori di istituti penitenziari hanno vietato le visite attraverso una loro iniziativa e la decisione non è stata presa dai provveditori regionali. Allora, io volevo sapere che tipo di filosofia c'è dietro tutto questo, se c'è il coordinamento del DAP oppure del Ministero della Giustizia di fronte a queste cose, oppure se il Ministero della Giustizia e il DAP hanno fatto scena muta anche in questo caso. Ecco, su questo devo ammettere che non glielo so dire, spero che ci sia un d'accordo. Devo essere sincero, mi trova poco attento su questo profilo, perché voglio stare su un livello molto più basico, ed il livello basico è quello di dare una linea guida uniforme per tutti, sia fuori che dentro dal carcere. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato i problemi che deve affrontare la giustizia. Ringrazio Alessandro Parrotta, direttore dell'ISPEG, l'Istituto degli Studi Politici, Economici e Giuridici, avvocato penalista col quale abbiamo parlato dei problemi che devono affrontare in questo periodo di coronavirus i tribunali. Grazie. Grazie a loro, arrivederci, grazie.